ragazze, buon pomeriggio, bentornate in un nuovo video. Allora, come state innanzitutto? Questa è una piccola introduzione al video che vedrete tra poco perché è un super video di pulizie, dato che è iniziato settembre, per me settembre è un mese sempre pieno di voglia di fare, di ricominciare, cominciano le scuole, le routine, tante cose, tanti progetti. E quindi ho anche più voglia magari di sistemare anche il fatto delle decorazioni, togliere magari quelle primaverili, mettere quelle con qualche tono sull'arancione, sul marroncino, pur restando sempre cose minime, perché non mi piace più rispetto ad anni fa mettere tante cose in vista. Scusate, ma ho finito di sistemare veramente bene, ho fatto le riprese in più giornate e quindi vi ho fatto un po' di pulizia in questi 2 giorni tra domenica e lunedì, perché oggi è il 4. Ho anche pulito l'esterno delle antine della cucina, ho sistemato un po' la casa, il lenzuolo, ho messo via determinate cose, ho pulito il divano e quindi vi ho ripreso un po' appunto quello che ho fatto. Vi registrerò la mia voce mentre le clip di pulizia andranno, perché vi piace di più così, e spero che la mia voce questa volta si senta bene, perché so che delle volte purtroppo il volume si sente basso, delle volte magari sono io che non regolo bene, delle volte essendo che faccio tutto col telefono non ho un microfono, ma prima o dopo me ne procurerò uno. Quindi insomma a volte purtroppo succede che magari la mia voce non si senta perfetta. Detto questo, vi ringrazio, abbiamo passato i 7.030 iscritti, vi ringrazio uno ad uno, soprattutto del supporto e della fiducia che mi date ogni giorno. Detto questo, vi lascio al video di pulizie e ci vediamo in un prossimo. Ed eccoci qua, bentrovate ragazze, benvenute in questo video che vuole essere motivazionale. Lo cominciamo un po' dalla sera, in quanto avevo deciso di portarmi avanti un po' di pulizie, dato che poi l'indomani sarei uscita la mattina presto, quindi ho deciso di avvantaggiarmi un po' con le pulizie. Ultimamente, soprattutto in questo periodo estivo, devo dire che mi trovo veramente molto bene avvantaggiandomi la sera, proprio perché comunque noi di giorno usciamo veramente tanto, sia mattina che pomeriggio, e stiamo fuori minimo 3 ore la mattina, minimo 3-4 ore il pomeriggio. Quindi quella sera avevo cominciato preparando il ragù per l'indomani e cambiando anche le lenzuola dei letti al piano di sopra, e ho continuato dando una bella pulita al divano. Chi segue i miei video sa che amo particolarmente prendermi cura del divano, quindi minimo 1-2 volte alla settimana lo pulisco in questo modo. Quindi utilizzo due tipi di spugnette, quella rosa che è a setole dure, e la avvolgo in una spugna in microfibra che utilizzo ovviamente solo per il divano, di modo da non rovinare comunque il tessuto del divano. Io vi dico, questo divano da più di 3 anni e anche quello precedente a questo lo mantenevo in questa maniera, quindi vi assicuro che non ho mai avuto problemi né di odore né di rovinarlo. Insomma, ci tengo tanto, comunque abbiamo un cagnolino, quindi io ho piacere che salga sul divano come ho piacere che salga sul letto, sempre fatto così anche a casa di mia mamma. Io sono cresciuta con gli animali e sono contenta di far crescere i miei figli con gli animali, però allo stesso tempo cerco comunque, per quanto mi è possibile, di mantenere pulite le zone di casa, soprattutto comunque quelle utilizzate anche da Cookie. Quindi con questo mio metodo, quindi semplicemente con una terrina nella quale metto acqua calda, un po' di sgrassatore utilizzando quelle due spugnette, riesco veramente a pulire il divano, anche perché veramente giornalmente i gemelli, per quanto io utilizzo i teli, le tovaglie, quando colorano, si appoggiano, mangiucchiano e comunque sono piccolini, ovviamente li inseniamo, ma sono bimbi, sono piccoli e quindi di conseguenza del colore ci va sempre a finire sopra, briciole, insomma, che ve lo dico a fare? So che molte di voi potete capirmi.
Quindi, dopo aver pulito il divano, proseguo dando una bella pulita al mobile del soggiorno, che comunque ho veramente, diciamo, passione nel pulirlo perché, come ho detto più volte, l'ho tanto desiderato questo soggiorno, è stato veramente un grande sacrificio e ci tengo veramente tanto a tenerlo pulito e sistemato. Sto provando un nuovo prodotto proprio per il legno che ho comprato alla Coop del marchio Casa Coop, l'ho pagato 2,30 euro e a differenza di tanti prodotti specifici per il legno, questo qui è veramente un costo piccolo, ma credetemi, è veramente ottimo. Pulisce molto bene e resta delicato proprio perché comunque il mobile è in legno e ha un profumo veramente buonissimo. Ovviamente sposto le varie decorazioni che cerco di tenere minime, nel senso che da qualche anno mi piace avere pochi oggetti, ma scelti con cura, solitamente li acquisto magari al Teddy o al Pepco che hanno comunque dei prezzi piccolini ma hanno tante cose sfiziose molto molto carine e quindi vado avanti, sposto ogni cosina, le decorazioni, i fiorellini piccoli e ovviamente sposto anche il divano perché credetemi che giornalmente dietro va sempre a finire qualche giochino, qualche colore, qualche pezzo di fetta biscottata, di biscottino, così. Io so che spostandolo minimo ogni 2 giorni so che comunque riesco a mantenerlo pulito. Dopo aver provveduto alla pulizia del divano e del soggiorno, proseguo cambiando le lenzuola ai lettini e al lettone e sistemando per ogni lettino i peluche sia di Nathan che questo lettino e di Liam che è quest'altro, quindi li sistemo bene il loro peluche della nanna perché sia a riposino pomeridiano che quello della notte, loro hanno i loro giochini ovviamente, e poi mi concentro sul lettone che cerco comunque di rendere carino, insomma, gli metto i cuscini di decorazione, gli ho messo questa copertina trapuntina che mi ha regalato mia mamma, che veramente adoro, la sto usando praticamente sempre, e anche per il letto ho deciso di spostarlo perché comunque minimo ogni settimana, 10 giorni, 2 settimane lo sposto perché comunque dietro si crea polvere. Proseguo con la pulizia della testiera semplicemente con uno spray e una spugnetta in microfibra, così da dare una bella pulita anche alla camera e ovviamente sistemo tutto ciò che si crea sopra la cassettiera, di solito i vestiti che piego, i vestiti puliti, perché poi di solito o il pomeriggio o la sera li sistemo, a meno che magari non ho proprio così tanta voglia, allora magari rimando all'indomani, ma non mi piace, vi dico la verità. Quindi pulisco per bene la cassettiera, sistemo quei due oggettini di decorazione, quel cestino dove tengo i cambi dei gemelli per non dover fare sempre su e giù, quindi la sera solitamente mi preparo 2 cambi a bimbo perché comunque sudano, si sporcano e minimo 4-6 magliette al giorno le uso. E proseguo con la pulizia delle finestre, quindi io una volta alla settimana cerco veramente di dare una bella pulita alla camera da letto, concentrandomi proprio su quei punti in cui durante la settimana non passo, quindi ovviamente la pulizia della testiera del letto, dietro il letto, le finestre, i davanzali delle finestre e ovviamente anche gli armadi. Anche sugli armadi utilizzo il prodotto della Coop che vi ho fatto vedere prima per la pulizia del mobile del soggiorno e do una bella pulita alle ante perché comunque anche lì sappiamo che si formano magari punti di polvere, quindi cerco anche quelle di passarle minimo una volta a settimana così poi sono tranquilla e so che insomma ho provveduto anche a questo. Conclusa anche la pulizia delle ante, come vedete sposto la tenda della porta finestra e do una pulita seppur veloce al vetro. In questo modo credetemi che la camera rimane bella pulita, poi io ovviamente tutte le mattine faccio bene i letti, passo l'aspirapolvere e lavo a terra,
una volta a settimana mi sono detta faccio le pulizie, quelle un po' più di lino, un po' più a fondo come dicono le nonne, e quindi così riesco comunque ad avere la camera sempre bella pulita e ordinata, soprattutto sgombra magari da quei punti in cui si crea un po' più di disordine, tipo prima che vi ho fatto vedere sulla cassettiera i vestiti da sistemare. Ed ecco qua la camera bella pulita. Come ultima cosa spruzzo un po' del mio detergente spray per ambiente preferito che compro da Tigotà e che so che molte di voi avete scoperto guardando i miei video. Per evitare di ritrovarmi l'indomani con molti capi da lavare, ovviamente ho azionato subito la lavatrice con le lenzuola che ho tolto dal lettone e dai lettini e ho azionato un'asciugatrice di capi precedentemente lavati. Proseguo con la preparazione delle lasagne, quindi avevo preparato il ragù, la besciamella, che in questo caso avevo quella già pronta, anche se devo dire che spesso la faccio io, e proseguo quindi preparando le lasagne che avrei poi cucinato l'indomani prima di pranzare. Ecco qua la mia teglia ed ecco qua i piccolini che si apprestano tra poco a fare la nanna. Ed eccoci all'indomani, è il giorno dopo, è mattina ovviamente, all'incirca sono le 7:30, 7:40 e dopo aver coccolato i piccolini solitamente vado fuori sul balcone, faccio uscire Cookie e sbatto la coperta della notte, insomma gli faccio prendere un po' d'aria e solitamente mi siedo un po' sui gradini mentre guardo un po' il panorama davanti, è una cosa che mi rilassa tantissimo sia col freddo che col caldo, poi sto lì insieme a Cookie, mi perdo un po' nei miei pensieri ed è veramente una cosa che mi piace fare, quindi è proprio un'abitudine della mattina. Poi mi reco in camera e, come altra cosa, apro le finestre, faccio arieggiare la camera e inizio col rifare i letti, quindi sposto i cuscini, insomma. Rifaccio i letti, sistemo ovviamente la camera in velocità perché comunque il giorno prima appunto l'avevo pulita con lino, come dicevamo, e quindi ecco giornalmente poi ovviamente faccio sempre i letti la mattina, a me non avere il letto fatto proprio mi manda in confusione, è una di quelle cose a cui proprio non posso rinunciare, ecco, fare i letti almeno, sistemare i lettini, passare la scopa, ecco, secondo me questo è l'essenziale. Ecco, purtroppo io ho sfortuna con i cordini per legare le tende. Puntualmente ogni mattina, non so come, ma quella tenda non ce l'ha mai. Quindi è proprio anche quella diventata un'abitudine sistemare la tenda. E quindi eccomi qua che sistemo la camera da letto, sistemo poi i lettini dei piccoli, passo l'aspirapolvere e lavaterra. Ecco, queste sono le cose minime comunque che faccio la mattina. Avevo piacere a riprendere anche queste.
Dopo aver concluso le pulizie in camera, mi dirigo in bagno, preparo l'acqua per lavare a terra, sto utilizzando questo detersivo della Rio, mi piace molto, e pulisco subito i vetri della doccia perché comunque la mattina presto viene utilizzata da mio marito, quindi passo questo Viacal che è veramente express, ve l'ho fatto vedere diverse volte nei video, basta che lo spruzzate, passate la spugnetta in microfibra e non necessita di risciacquo, ma veramente lucida tantissimo il vetro. Sembra che lo abbiate pulito di lino, invece semplicemente una passata di spugna, è davvero ottimo. Ed è diventato uno dei miei detersivi preferiti. Cerco di dare una passata anche alla rubinetteria, a me piace vederla sempre, sempre lucida e con questo detersivo veramente basta semplicemente passare la spugna come sto facendo io e brilla nuovamente. Finalmente ho preso una tacca asciugamani, chiamiamolo così perché non mi viene il termine, quindi come vedete l'ho appeso sul punto alto della doccia così da non dover più appendere le asciugamani al maniglione. Proseguo con la pulizia del WC e la pulizia del lavandino, della rubinetteria, insomma do una bella pulita anche al bagno ovviamente e mi concentro sul lavandino che comunque viene utilizzato veramente veramente tanto. Noi non abbiamo il bidet, questa casa è stata costruita circa 10 anni fa, ma non hanno inserito il bidet, quindi al piano di sopra non c'è e quindi ovviamente il lavandino viene usato tantissimo, comunque avendo anche i bimbi piccolini, quindi anche per questo comunque lavo il bagno sia la mattina che la sera. Dopo aver pulito il WC, aver pulito il lavandino, mi concentro anche sullo specchio che ahimè è sempre pieno di qualche schizzo d'acqua, ma è normale, ovviamente siamo in bagno. E quindi do una bella pulita anche lì, poi sistemo nuovamente questa piantina che ormai ho da tantissimo, ma mi piace veramente tanto. E do una sistemata in generale, do anche una bella pulita al vetro della finestra, sia internamente che esternamente, ovviamente, così da approfittare anche per pulire il davanzale della finestra e averla nuovamente bella pulita, perché comunque, come ho detto più volte, il tempo è sempre altalenante, quindi piove spesso e quindi comunque i vetri, devo dire che quest'estate li ho fatti molto di più rispetto all'estate precedente, proprio per questo motivo. Ecco qui anche il bagno è bello pulito e terminato. E da qui vedete la parte dietro del giardino, quella con i giochi è il nostro pezzo, perché qui sono delle villette a schiera, sono 5 e ognuno ha il suo pezzettino di giardino. Comunque, detto questo, lavato a terra anche il pavimento sia in bagno che in camera e proseguo in soggiorno, dove metto le coperte pulite del divano che erano state lavate la sera precedente, avevo messo poi in asciugatrice in modo da averle poi pronte, pulite
per la mattina successiva. Questo qui è un completo che mi è arrivato tramite una collaborazione di Shein, quindi ho scelto proprio questo telo per coprire la parte più lunga del divano, e quelle due tovagliette, diciamo, chiamiamole così, sarebbero degli schienali, ma io preferisco utilizzarle sui poggioli, quindi su questo poggiolo nero che comunque si riempie di più con i pelucchi, e su quel pezzo rimanente della penisola, perché comunque lì i gemelli spesso si mettono a colorare. Infine, come ogni mattina, dopo aver pulito, seppur in velocità, ma aver fatto sia la camera che il bagno e lavatrice asciugatrice, proseguo con la pulizia veloce in cucina, perché comunque c'è sempre qualcosa dalla sera prima, ci sono ovviamente i piattini della colazione, insomma do una riassettata generale, pulisco il tavolo e tolgo un po' di quello che si chiama generalmente disordine visivo, in modo che comunque tutto torni, diciamo, in un aspetto più ordinato, perché appunto poi solitamente intorno alle 9 del mattino porto fuori i bimbi, anche perché, anche se non rispettassi io questo orario, vi posso assicurare che uno dei gemelli arriva sempre puntuale alle 9 meno 5 con le scarpette in mano a dirmi è ora di uscire. Quindi è anche per questo comunque che la mattina cerco di darmi una mossa in modo da poter uscire poi con tranquillità con i bambini e portarli poi nei vari parchetti, vari giretti che facciamo noi abitualmente. Quindi a me piace comunque lasciare la casa pulita, lasciare il pranzo pronto, di modo che poi quando torniamo si lavano le manine, solitamente giocano un po' nell'area del divano o nella cameretta e poi sono affamati, quindi poi chiedono ovviamente giustamente il pranzo, e la mamma almeno non deve diventare matta a fare tutto di fretta, perché comunque lascia tutto pronto per quel motivo. Qui sto finendo di dare una bella passata al lavello, che devo dire che il metodo migliore, quello che mi piace di più, è pulirlo col detersivo dei piatti, perché me lo rende veramente lucido e brillante. Quindi qui ho finito anche in cucina, come vedete tutto è tornato al suo posto, è tutto sistemato. E qui vi faccio vedere che avevo lavato anche le scarpette che uso giornalmente con i gemelli e le avevo poi inserite in questa busta che è proprio specifica per le scarpe, per asciugarle in asciugatrice. E qui siamo io e i bambini che siamo andati a fare colazione quella mattina fuori. Infine, tornata a casa, mi sono messa un po' a decorare il soggiorno, dato che comunque mancavano pochi giorni all'arrivo di settembre, e quindi insomma ho sistemato un po' di decorazione. Queste qua sono tutte decorazioni che avevo comprato l'anno prima da Teddy, e quindi le adoro veramente. Sono questi animaletti tipici dell'autunno. A me piace tanto decorare la casa in base alla stagione. Non mi piace più come anni fa mettere tante cose, giusto qualcosina in modo da dare comunque un aspetto carino inerente alla stagione che si sta vivendo, ma allo stesso tempo un po' più minimal rispetto ad anni fa. Quindi ecco qui che metto anche i funghetti tipici dell'autunno, le mele finte, preparo anche il vaso con i fiori e finisco di decorare il soggiorno. Quindi tolgo le decorazioni di prima, che poi riutilizzerò verso marzo, aprile, insomma allo sbocciare della primavera. Metto il mio gnomo preferito, cambio i fiorellini e prima di arrivare alla sistemazione giusta, provo e riprovo. Infine, eccoci qua che stiamo per mangiare le lasagne, veramente buone, le adoriamo. E infine, dopo le pulizie post pranzo, cambio anche i canovacci, diciamo le presine che utilizzo in cucina. Infine ragazzi, a conclusione di questo video di pulizie vi lascio qualche clip anche delle pulizie post pranzo, perché comunque so che a molte piacciono, a molte non piacciono le pulizie, però vi dico la verità, a me piace girare questi video, diciamo così, motivazionali o comunque video di pulizie, quindi
per quanto torno a ripetere, cerco di variare i video che vi propongo, le cose sono queste. Quindi, come detto da più di qualcuna di voi, sinceramente ora cerco di non badare troppo a certi commenti, anche perché non li trovo utili, se non quelli veramente educati, che hanno, diciamo, la funzione di aiutarmi a capire quali tipi di video possono andare di più. Detto questo, vi ringrazio sempre perché siete sempre molto carini e gentili, siete voi comunque che mi date sempre la carica per continuare, per non mollare, per non farmi comunque abbattere da certi commenti, ecco. Quel giorno comunque avevo dato una pulita un po' più strong alla cucina, quindi avevo tolto anche i bruciatori, le parti sopra del piano cottura, avevo pulito tutto bene con il CIF, avevo messo in ammollo, quindi avevo avuto piacere a riprendere anche per questo motivo. Siamo quasi al termine del video, spero che la mia voce si sia sentita bene, perché ogni tanto, e vi chiedo scusa, magari è un mio errore a non regolare bene il volume, la mia voce di mio è bassa, però ogni tanto capita che magari durante l'editing del video non mi accorgo del volume, ecco, quindi magari lì pecco e per questo chiedo scusa. Quindi spero che questo si sia sentito forte e chiaro. Ho cercato anche di alzare un po' la mia voce e di mettere al minimo la musichetta, insomma. Io vi ringrazio nuovamente, ringrazio anche tutti i nuovi iscritti, abbiamo superato i 7000, quindi grazie, grazie di cuore per la fiducia comunque che mi date e il sostegno nel seguirci. Io vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video, continuerò a fare anche quelli di pulizia, state tranquille perché molte veramente mi avete scritto di questa cosa, ma io continuerò a farli, non preoccupatevi, e anche su Instagram, se avete piacere, lì ci possiamo sentire magari un po' più in privato nei messaggini in direct. Quindi vi lascio come sempre ogni riferimento sia nell'info box del video che qui nella clip in cui vedrete la chiocciolina con lo stemma, diciamo, di Instagram e il mio nome che trovate sotto a casa di Adriana, quindi è molto semplice da trovare. Vi ringrazio ancora, vi mando un bacio e ci vediamo nei prossimi vlog. Ciao!